Ciao a tutti ragazzi, qua ZW Jackson e bentornati sul mio canale. Quest'oggi siamo qua con un video diverso dal solito perché siamo qua con le 10 cose che un giocatore medio di FIFA odia. Per fare questo video ho cercato di spaziare un po' in tutte le tipologie di videogiocatori di FIFA, nel senso quelli online, quelli che giocano la carriera, quelli che giocano in pro club, eccetera. Quindi ragazzi, la prima cosa che dovrete fare sarà quella di commentare qua sotto con la vostra cosa che odiate di più di FIFA. Iniziamo subito e vi dico soltanto che appunto non sono messe in ordine di odio, sono messe in ordine sparso, quindi partiamo subito con la prima. Una cosa che io odio tantissimo è praticamente quando il giocatore su Ultimate Team o in stagioni o comunque quando è uno contro un altro giocatore si mette a fare questa esultanza vicino alla telecamera, alla videocamera, apposta per dar fastidio all'avversario. Cosa che spesso faccio anche io, e sicuramente qualcuno di voi l'avrà fatto, se non tutti. Però devo dire che è una cosa che dà veramente tanto fastidio. L'avversario che a meno 10 minuti dalla fine, nel senso verso l'ottantesimo, vince 1-0, barra 2-0, prende palla e inizia a far melina. Si fa tutti i passaggini con i propri giocatori finché tu non riesci più a prendere palla e ti incazzi e quitti, anzi spegni direttamente la Play o l'Xbox perché neanche hai voglia di aspettare appunto che la palla esca fuori per schiacciare pausa. Questa cosa, ragazzi, c'entra tutti gli spacchettatori selvaggi di Ultimate Team, perché stai per aprire il pacchetto, apri il pacchetto, walkout, Argentina, ala destra, tu dici ok, Messi, e invece Di Maria. Cioè, ragazzi, quanto cavolo fa odiare questa cosa? La mancanza delle patch per la Serie A e la Serie B, ragazzi, che cavolo è calcio A? Cioè io vado a spendere 70-90 euro per quelli che prendono le versioni premium, diciamo, di FIFA e calcio A? Cioè io devo farmi la carriera con il calcio A? Che cazzo? Quando praticamente in carriera tu inizi la carriera per sbaglio o comunque per mancanza di tempo o non lo sai neanche. Vai avanti senza controllare appunto quali dei tuoi giocatori abbiano inserita una clausola rescissoria e niente, a un certo punto ti arriva una bella notifica, pagate la clausola rescissoria di 30 milioni per il tuo top player. E tu dici ma che cazzo, ma come si fa, ma dai. Devo dire che mi è successa un paio di volte e tra l'altro una volta mi era successa con un giocatore, mi sembra di una squadra tipo francese, non mi ricordo bene quale, io avevo preso adesso non mi ricordo ragazzi la squadra e il giocatore, però ragazzi avevo preso la squadra per fare la carriera proprio per quel giocatore e mi hanno pagato la clausola proprio di quel giocatore, quindi io ho fatto così, ho fatto una bella cosa, ho detto aspettate un attimo, esco dalla carriera, rifai tutto, va bene. La mancanza della Champions League, ragazzi, non è possibile che PES abbia la Champions League perfetta. Ho capito che PES ha tutti i suoi intoppi, e vabbè, non parliamo di PES, però Champions Cup, raga, dai, non è possibile. Se su calcio A, perlomeno, è una cosa di noi italiani, la Champions Cup è una cosa di tutti e non può mancare, secondo me. Cioè, la Champions League. Quando l'avversario magari sta perdendo e inizia a mettere pausa. Aspetti 30 secondi, finisce la pausa, la tiene lì, non gioca. A un certo punto il giocatore la passa da solo, tu dici ok, buono, ha quittato, o comunque ha lasciato io il joystick, non gioca più. Fa ancora pausa, altri 30 secondi. Mamma mia, che palle, veramente un odio quando fanno così che ti parte per forza la bestemmia in chat privata. Gli arbitri di FIFA, perché sono veramente una cosa orribile. Come potete vedere, questa immagine era una mia vecchia copertina. Che cosa succede? Mi sembra quando l'arbitro dà i vantaggi e poi viene falciato ancora una roba del genere. Gli arbitri sono una cagata pazzesca su FIFA. Fanno quello che vogliono, ragionano veramente con la loro testa. E questa cosa è veramente da sistemare insieme ai portieri, perché i portieri, ciao, però gli arbitri sono proprio il peggio. Il Pro Club è stra divertente, però se lo fai con i tuoi amici, perché se tu dici mi faccio una partita Pro Club solo, cioè ti metti lì e fai la partita Pro Club solo, entrerai sempre in una squadra dove saranno tutti 97, tutti fortissimi, non te la passeranno mai. Quindi fai 10 minuti, continui a schiacciare il tasto X con preme passapalla, chiedi palla, non te la passano mai, quitti, ciao.
E niente ragazzi, il video finisce qua. Mi raccomando, scrivete qua sotto la vostra cosa che più odiate di FIFA, non per forza di FIFA 18, ma in generale di FIFA. E noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi!